Buonasera a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli amici di Teramo Nostra. Vi ripresento, come sempre troviamo il presidente Piero Chiarini dell'Associazione Culturale Buonasera. Teramana. Buonasera e benvenuto, insieme al direttore artistico Sandro Melarangelo. Buonasera, buonasera professore. Da quest'altro lato invece Franco Di Donatantonio, responsabile della sezione musicale di Teramo Nostra, e torna a trovarci questa volta Renato Piscella della compagnia teatrale Teramana, Gli Sbandati. Ma l'introduzione spetta comunque sempre al presidente, che ci dice i temi della puntata. Sì, intanto domani giovedì ci sono due appuntamenti, sì. Uno nella Sala San Carlo alle 17:30 del libro di Maurizio Di Biagi, che parlerà dei vari personaggi della nostra città, con la colonna sonora del maestro Franco Di Donatantonio. Non poteva mancare. E alle 21 nella sede di Teramo Nostra c'è l'ennesima, dopo ne parlerà meglio Renato, l'ennesima performance degli Sbandati. Degli Sbandati. Quindi abbiamo questi due appuntamenti. Abbiamo dovuto saltare quello della Grande Guerra perché non siamo riusciti a trovare il DVD, però lo riproporremo, cioè per proiettare il film La Grande sì, Guerra. Riproporremo sicuramente nei durante prossimi il premio, no, durante il premio di Venanzo. Ah. Però un altro appuntamento come premio di Venanzo che noi abbiamo ricevuto l'invito per il liceo alberghiero di Giulianova. Riproporremo il corto di Sandro Pertini per far conoscere ai nostri giovani la storia anche recente, certo, diciamo, di un grande presidente che ha fatto tanto, che ha dato un grande esempio, perché io ripeto, quello che passa dopo nella storia è l'esempio, quello che uno ha fatto concretamente, non quello che uno ha detto, perché a Napoli si dice la bocca è un bello strumento, no? Io avevo un napoletano a lavorare con me che faceva queste battute estemporanee che dopo, riflettendoci, sono il sale della vita. Sì. Dice, quindi lui voleva riferire, è importante quello che uno sa fare e fa. Dopo le altre cose lasciano il tempo che trovo, sì. Quindi stiamo anche attenti in questi periodi veramente a cercare di seguire quello che uno ha costruito, che ha fatto, più che quello che uno dice, perché la presentazione del piatto può essere in questi francesi invitante, però invitando poi dopo la sostanza, il quando vai bisogna il sapore è quello che ci ricorderemo. Sì. Per tutta la vita. E quindi si fa fatica se il piatto diventa immangiabile a digerirlo. Sì, Quindi, sì. E quindi ci sarà la proiezione del corto di Sandro Pertini, su Sandro Pertini, a Giulianova, al liceo alberghiero, sì. Alle ore 11, e parleremo di questo grande personaggio. Noi abbiamo avuto già il primo incontro al Pascal, che c'era la sala gremitissima, c'è stato anche un dibattito. Ecco, ritornando su questo dibattito, allora io ho detto non bisogna confondere tra popolare e populisti, sì. Perché di solito si confonde, no, tra popolare e populisti, e quindi lui De delle Pertini volte i è stato, populisti diventano popolari. ecco, Invece lui era veramente lui popolare, era perché Pertini era dalla parte del popolo e sapeva interpretare il sentimento Si è fatto popolo. 13 anni di galera, non sì. È che è stato un presidente, diciamo, ha pagato sulla sua pelle tutte le difficoltà, tutte le disgrazie della patria, guerra, insomma. Che purtroppo è seguitata anche dopo, per chi non voleva la democrazia compiuta, che è ancora difficile da compiere, perché anche oggi, diciamo, la Costituzione non è che è applicata, in minima parte la vogliono stravolgere, e quindi noi dobbiamo, è il compito nostro, di tutti i cittadini, darsi da fare affinché la Costituzione sia compiuta. Non possiamo aspettarci che gli altri ci portino i doni come i re magi, sì. È compito nostro attivarci a far sì che questi nostri diritti, doveri, io non dico ogni diritto corrisponde a un dovere, però appunto perché ogni diritto corrisponde a un dovere, siamo noi a farci parte attiva. Se noi aspettiamo dagli altri che ci servono il pranzo sarà sicuramente immangiabile. È vero. Prego. Allora, vogliamo sentire prima, sì, ha chiamato in causa, sì, il presidente Renato Piscella degli Sbandati, sì, perché
Si ripetono in effetti queste performance degli Sbandati perché stanno celebrando un compleanno importante. Sì, stiamo offrendo degli spettacoli gratuiti per la cittadinanza. Posso fare io l'uomo sandwich? Sì, eccolo prego. Qui. Prego, prego. Visto che i 10 anni della compagnia abbiamo voluto appunto offrire questi spettacoli. Abbiamo già avuto 3 date con successo, l'ultima in ordine di tempo con Lucio Battisti che insomma ha riscosso molto successo insomma. E domani sera saremo sempre a Teramo Nostra, via Fedele Romani 1, questa volta con uno spettacolo, non con una reading, una lettura. Saremo con l'Antigone, che da Sofocle e Brecht, infatti sarà ambientata al tempo dei nazisti, no, sotto i regimi totalitari, e sarà un adattamento che è della professoressa Dalila Curiazzi, ed è un adattamento snello, veloce, infatti siamo solo 5 in scena, infatti alcuni faranno diversi personaggi, e sarà messo in risalto questo conflitto tra le leggi scritte fatte dall'uomo e le leggi morali, quelle non scritte, che appunto poi diciamo, è la trama dell'Antigone, perché poi Antigone viola una legge di Creonte appunto per rispettare quelle leggi morali che insomma sono care a tutti insomma. Certo, ecco. Certo. Quindi domani alle ore 21 presso la sala di giovedì alle ore 21 domani, presso la sede di Teramo Nostra. Noi questo lo diciamo a beneficio per chi ci segue su internet, sulla www.teleponte.it o su YouTube. Beh, perché poi va in onda invece su Teleponte sul 15 il sabato e magari lo avrete già visto e ne starete commentando. Tra l'altro via Fedele Romana abbiamo la fortuna, purtroppo sfortuna, di avere 2 vie, una a San Nicolò e una a Teramo. Sì. L'hanno replicato? Sì, hanno replicato. Però hanno, diciamo... hanno replicato anche Francesco via Savini a San Nicolò. Sì. Vabbè, questo è a Teramo. Sì, questo è a Teramo, dietro l'istituto magistrale. Dietro l'ingresso secondario delle magistrali. Sì. Esatto. Quindi... ci siamo e ci saremo. E ci saremo poi con un'ultima data il 19 giugno. Il 19 giugno. Bene, allora veniamo invece alla musica. Sì. Col maestro di Donato Antonio. Che cosa ci fa vedere? Possiamo mandare in onda se la regia vuole. La regia vuole. Piccolo contributo. E una nota canzone di Ivan Graziani che parla di un notissimo personaggio teramano. Sentiamo. Possiamo tornare in studio allora. Perché questa canzone di Ivan Graziani? Sì, oggi? Perché volevo ricordare la figura di Nino Dale, che è stato un sassofonista molto noto a Teramo, nella provincia di Teramo e direi anche in tutta la regione. Conosciuto anche per essere considerato il maestro di Ivan Graziani. Di fatto non fu il maestro di Ivan Graziani, fu però colui che forse per primo gli diede l'opportunità di suonare in una band, lo chiamò nella sua band a fare il chitarrista nel 1963, se non sbaglio, quindi sono passati più di 50 anni, sì. Sembra ieri e invece è passato così tanto tempo. Poi dopo qualche anno i destini di questi due personaggi famosi per la nostra città si divise. Da un lato Ivan Graziani divenne un cantante molto famoso e Nino Dale sì,
fu un personaggio famoso, ma direi nell'ambito locale, della nostra città e della nostra provincia soprattutto. Ma la vera differenza fra questi due personaggi si è vissuta soprattutto perché, a mio avviso, al di là della fama, Ivan Graziani ebbe la possibilità di potersi esibire nei concerti. Nei concerti il pubblico va per ascoltare il proprio Beniamino, no? Il proprio artista preferito, almeno della serata, e quindi è disposto a questa disponibilità d'animo nel cercare di cogliere ogni minima sfumatura, ogni minima emozione possa essere contenuta nella musica dell'artista, a differenza di quanto invece abbia fatto Nino Dale, il quale viaggiava soprattutto da una piazza all'altra, da un locale dove magari si ballava o nei casinò. E in questo caso il pubblico non va necessariamente per ascoltare il musicista, magari va semplicemente per ballare o magari per passare così qualche ora con qualche amico a chiacchierare e ascoltando magari un sottofondo musicale. Quindi Nino Dale aveva molto di più rispetto ad Ivan Graziani, come dire, l'onere di dover conquistare il pubblico, di dover sedurre un pubblico che non necessariamente era così ben disposto nei suoi confronti. E quindi per me Nino Dale è l'icona del musicista che magari non ha avuto così la possibilità di realizzare dei ricavi così grandi e nello stesso tempo doveva avere l'incombenza di cercare sempre di sedurre il proprio pubblico. E quindi comunque un grande artista. Grande artista e che a mio avviso mi è particolarmente simpatico perché in lui rivedo la sfida che tutti i giorni sono portati a realizzare, a dover realizzare tutti quelli che sono gli artisti, direi, di strada, di piazza, che vanno nei locali. È vero, è verissimo. Dopo lui era un artista veramente innamorato della propria città. A me mi aveva sollecitato mille volte, dice, ma perché non contattiamo la RAI per far conoscere il nostro Duomo, che è bellissimo, per fare una ripresa di una messa. Era davvero appassionato. Sì, appassionato, della, amante della propria città, della propria cultura. Certo. Allora, il professor Melarangelo oggi che ci dice, che sì, ci racconta? Oggi, già che stiamo vivendo i giorni dell'inizio del Giro d'Italia, no? Sì. Del Giro Ciclistico d'Italia, vorrei segnalare un momento storico importante per la città di Teramo in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia nella seconda tappa del 1909da Bologna a Teramo. Poi si ripartiva il giorno dopo Teramo-Napoli, quindi è stata una bellissima... Un anno favoloso per Teramo, il passaggio del primo Giro d'Italia ciclistico. E a perorare la causa del passaggio del Giro d'Italia a Teramo fu una straordinaria figura di cittadino animatore della vita culturale e sportiva della città e politica pure della città, Giustino Bonolis. Non a caso poi un suo discendente, il nostro carissimo Nino Bonolis, ha avuto l'onore di avere intestato lo stadio cittadino. È una tradizione familiare notevole. Don Giustino Bonolis stampava anche un giornale sportivo e oltre che essere il produttore cinematografico della casa editrice cinematografica Apruzium, di cui si parla anche nelle antologie del cinema. È stato quello che ha creato il primo locale cinematografico che si chiama Sala Eden, poi arrivò l'Apollo, eccetera. Che dire di quella tappa che sconvolse la città, perché la città fu animata venendo da altri capoluoghi delle due province, Aquila e Chieti, ad assistere a questo grande evento. Il vincitore fu Ganna. Subito dopo arrivò Galetti, Ganna e Galetti che erano in competizione tra loro. Quindi cominciò il fervore
dell'attività sportiva e soprattutto ciclistica, e quindi furono fatti dei concorsi di ciclismo nella provincia di Teramo. Ci fu un famoso giro, chiamiamolo, se non tappa, perché è breve, da Teramo a Ripattone, da Ripattone a Teramo, che fu vinta da un personaggio teramano straordinario, purtroppo dimenticato, ma noi abbiamo fatto una mossa per ricordarlo, il pittore Ugo Sforza, che era anche un atleta e che ha dipinto le volte dalla chiesa di San Bartolomeo a Teramo, a Nereto, a Montorrio e a Ripattone. A Ripattone ha decorato la chiesa di Ripattone e poi tantissime altre chiese anche al di fuori della regione, a Porto Cannone, vicino Campobasso. Ugo Sforza era, oltre che essere un bravissimo pittore e decoratore, era anche un ciclista che vinse primo giro teramano da Teramo a Ripattone, da Ripattone a Teramo, iniziativa nata a seguito di questo passaggio del Giro d'Italia a Teramo nel 1909. Teramo era una città piena di attività sportive, non solo il ciclismo, tantissime altre sezioni dello sport, e non possiamo non dimenticare che poi nel tempo si sono affermati questi straordinari personaggi dello sport a Teramo, grazie a che cosa? A una grande palestra che esisteva nell'area dove sorge adesso l'Istituto Magistrale, diretta da chi? Dai fratelli d'Alessandro, uno era lo zio e l'altro il papà di Nino Dale, che erano dei professori di educazione fisica che hanno educato tante generazioni di teramani all'attività sportive, e quindi ecco perché poi abbiamo avuto i grandi successi, i grandi campioni, Guido Taraschi, che era un campione dell'atletica a livello olimpionico, Berardo Taraschi, il grande corridore automobilistico, e poi, come dimenticare, Corrado Pellanera, il campione olimpionico di basket, e soprattutto la Delvinaccio, che è stata una campionessa a livello mondiale di rotellistica. Sì. Silvino nella sollevamento pesi, nella pesistica, è vero. Beh, è un excursus in effetti partendo dal Giro d'Italia del 1909 che è singolare. Allora, 4 minuti e qualcosa, sì. Qualche altro tema? Sì, ripeto, adesso viviamo un momento un po' particolare, comunque passata questa elezione riprenderemo sicuramente. Stiamo contattando il nuovo ministro della cultura. Questo per quanto riguarda il teatro romano che ripeto, tutti i cittadini chiedono in continuazione come andrà a finire. Noi purtroppo come associazione culturale possiamo solo spingere, però non è che noi abbiamo un potere per portare avanti il progetto, non siamo né degli architetti, ma a parte che là gli architetti non è che ci vogliono, là basterebbe una ditta che smonta, gli regaliamo i mattoni e recuperiamo la cavea. Quindi non c'è una volontà politica, diciamo la verità, però questo speriamo che i prossimi amministratori avranno questa sensibilità che si venga veramente al recupero di questo importantissimo bene per la nostra città, che tutti quanti vedono come può essere una fruizione, un biglietto da visita, però dopo non si fa niente per far sì che si porta veramente avanti questo progetto. Un'altra cosa che volevo dire, sabato nella nostra sede ci sarà i ragazzi del Nuovo Teatro che faranno Nuovo Teatro Teramo, un'altra iniziativa, quindi sembra alle 21.
chi vuole, ripeto, noi come associazione ci siamo aperti alla città, accogliamo tutti per allargare questa conoscenza, questo orgoglio cittadino, che non è un orgoglio stupido o solamente campanilistico, è un orgoglio concreto sui fatti che racconta il professor Melarangelo, ma che ha raccontato Elsa Simone Serpentini, Cangellieri, certo. Quindi non è campanilismo fino a se stessa, anzi l'associazione culturale per sua natura è aperta a tutto il mondo, però vogliamo che si faccia veramente massa, che non si vada, diciamo, dispersi, si vada un po' più uniti, e questa unità di interscambio, di collaborazione, non ne vedo tanto. Questo è il... Teramo nostra la pratica. Noi la pratichiamo perché pensiamo a un progetto più grande per la nostra città, affinché la nostra città possa veramente crescere. Io so che costa sacrifici seguire, certo, fare, organizzare, però appunto perché costa sacrifici, questi sacrifici non vadano dispersi. Questo è il nostro obiettivo. Bene. Un'altra, sì, ecco, iniziativa che stiamo portando avanti, quella sui festeggiamenti, però prima dei festeggiamenti abbiamo il 13 di giugno la ricorrenza dell'andata della liberazione di Teramo, che fu il 14, il 13 proietteremo nella nostra sede il corto sui gigli del 44 e riproporremo il libro di Lucio Cangellieri, L'Eccidio, perché la memoria non vada dispersa, e dopo partiremo con i festeggiamenti, con la festa. No, già siamo partiti, sì, però attueremo, diciamo, tutti, si entrerà per la Madonna delle Grazie, che è una festa. Prima di tutto una festa anche della solidarietà, perché noi ci porteremo la statua come ogni anno nella casa di riposo, il 2 di luglio porteremo la banda a suonare, inaugureremo la festa con questa manifestazione, e dopo nel chiostro ci saranno tante altre attività che stiamo organizzando per far vivere questa, per far vivere e rivivere, perché abbiamo notato per fortuna che è stata una festa che oramai si è riproposta, è stata, la città segue sempre di più. L'anno scorso, benissimo, è stata un grande partecipazione, speriamo che ci sia quest'anno, e speriamo che ci sia un appoggio di tutto e non dei bastoni tra le ruote, come succede spesso. Speriamo di no. Grazie a Piero Chiarini, a Sandro Melarangelo, a Franco Di Donatantonio e a Renato Piscella. Noi ci vedremo con gli amici di Teramo Nostra la prossima settimana. Arrivederci.